Ciao e buon 2012. Allora, partiamo subito. Oggi faremo una bella calza della Befana. Adesso non si vedrà tutta, ma vi lascio delle foto fatta all'uncinetto. Allora, vi serviranno o un colore unico come ho usato io, o tinta unica oppure marmorizzato all'incirca 150 grammi di lana e poi un altro colore, ma poco di quello che stia bene con il colore che avete scelto. L'uncinetto che vada bene per il filato, ovviamente dalla grossezza a seconda di quello che anche voi avete scelto o che avete, e un paio di forbici. Allora, io ho già fatto una prima metà, come vedete. Adesso non si vede tutta, ma comunque questa è una prima metà. Noi adesso andremo a fare un'altra uguale a questa. Dopodiché andranno assemblate assieme, solamente una messa al di sopra dell'altra e cucita tutta intorno. E andremo poi a rifinire, ecco perché il secondo colore, con un bordo più scuro qua, l'apertura diciamo. Ma Prendete il iniziamo. colore Con cui avete deciso di fare la vostra calza, oppure anche più colori. Potete anche utilizzare, se avete diverse matassine magari di diversi colori, e farle magari strisce. Si adatta benissimo a tante idee, facciamo a diciamo, questo tante varianti punto. di apertura. Così. E dopodiché andremo a fare 55 catenelle. Quindi andiamo a prendere il filo dietro, lo portiamo davanti. 1, 2, 3 e così via. Ok, arrivati a questo punto, con tutte le nostre catenelle, andremo a fare tutta una serie di punti alti, di maglie alte, quindi vado all'interno del mio punto precedente, prendo il filo da dietro, lo porto in avanti, riprendo il filo e lo passo sotto ai due che avevo nell'uncinetto. Riprendo dietro il filo, lo porto in avanti, riprendo e faccio questo lavoro su tutte le catenelle che abbiamo appena fatto. Quindi ritorno praticamente indietro in questa maniera. Così. Adesso, come vedete, sono arrivata al fondo. Giro il mio lavoro, così. E vado a fare 3 catenelle. 1, 2 e 3. E poi inizio, prendo il filo, faccio tutte maglie alte, vado nello stesso punto dove praticamente iniziano le catenelle, passo dall'altra parte, prendo il filo e lo porto in avanti, riprendo il filo, passo sotto due fili che avevo all'uncinetto, quindi arrivo a questo punto e chiudo. Dopodiché dovete contare due punti, quindi 1, 2, nel terzo andate a fare questa cosa qui, di nuovo 3 maglie alte, quindi una, due, quindi verranno poi fuori tutti dei ventaglietti. E adesso di nuovo contate 1, 2 e andate nel terzo, così, e di nuovo 3 maglie alte, sempre però nello stesso buco qua. Andate la seconda e la terza e andate avanti così per Arrivati a questo tutta punto, la lunghezza. Prima di arrivare proprio alla fine, allora il penultimo fate le solite 3 maglie alte, l'ultimo ne fate, vedete, solo una. Dopodiché giriamo di nuovo il nostro lavoro e rifacciamo le nostre 3 catenelle, una, due
e 3 e rifacciamo la nostra maglia alta. Poi funziona di nuovo alla stessa maniera, 1, 2, nel terzo andate di nuovo a fare 3 maglie alte e continuate così. Una volta arrivati al fondo ricominciate sempre alla stessa maniera, le 3 catenelle, la maglia alta è sempre uguale, e fate così 3 righe, 4 scusate, 4 righe, questa per noi è già la seconda, e ne fate altre 2 e poi vediamo come. Ok, io adesso ho fatto i miei 4 giri, ho fatto il quinto, vedete, 1, 2, 3, 4 e ho fatto il mio quinto giro e sono al fondo del quinto. Allora, io qui devo fare il mio ultimo ventaglietto, quindi faccio 1, 2 e 3, dopodiché non vado a fare la maglia alta, ma vado a chiudere in questa maniera, faccio una maglia così e poi chiudo direttamente, quindi maglia bassissima, ne faccio ancora una bassissima, dopodiché giro il mio lavoro e faccio di nuovo la maglia bassissima, così si vado a vedere, so che il mio prossimo triangolo parte da qua, quindi faccio di nuovo la mia maglia bassissima, qui andrà, sarà il mio centro per il mio ventaglio, quindi qui faccio una maglia così da dietro, porto in avanti, riprendo dietro e porto in avanti per alzarmi e poi ricomincio, faccio di nuovo il mio ventaglio, quindi 1, 2 e 3, quindi in questa maniera cominciamo a diminuire e adesso si continua come abbiamo fatto prima, finiamo il nostro giro. 2. Arrivati a questo punto noi e 3. Continuiamo, arriviamo fino alla fine. 1. 2 e 3. Qui faccio di nuovo la mia maglia alta e poi giro il mio lavoro e continuo. Perché in pratica questa parte qui sarà quella che rimarrà, che continuerà sempre, arriverà fino al fondo, mentre di qua dove io sto diminuendo, quindi per capirci, vedete, questa è la maglia dove io poi continuo, mentre di qua, aspettate, no, di qua invece dove noi adesso siamo qua e stiamo diminuendo per poi andare su. Quindi riprendiamo il nostro lavoro, arrivata qui, giro il mio lavoro e di nuovo 3 catenelle, una maglia alta e continuo. Okay, arrivo quasi al fondo, arrivo qui, poi qui in teoria io dovrei fare il mio ultimo ventaglio, ma non vado a farlo e vado invece a fare così, quindi comincio ad eliminare un ventaglio così, continuo ok e vado a fare una maglia bassissima così e vado a chiudere 1 e 2 e poi giro di nuovo il mio lavoro e di nuovo maglia bassissima
Adesso andiamo a vedere dove devo andare a fare il mio primo ventaglio, che è qui, quindi continuo con la serie di maglie bassissime, così, ancora qui. Ok, adesso invece farò una maglia così e poi qui devo fare il mio ventaglio e quindi riparto 1, 2 e 3. Adesso io vado a finire di nuovo questa riga. Ricomincio l'altra e ci vediamo di nuovo al fondo, così vediamo come continuare. Arrivati in questo punto, di nuovo andiamo a fare la diminuzione, quindi io qua dovrei fare l'ultimo ventaglio, non lo faccio di nuovo, quindi vado qui, faccio così, faccio alcune fatte così e poi i punti bassissimi. Così, faccio due, ne faccio ancora un terzo e basta. Dopodiché di nuovo, opla, giro il mio lavoro e di nuovo io vado a controllare dove devo fare il mio primo ventaglio, lo devo fare qui, quindi di nuovo tutta una serie di maglie bassissime e poi e ancora una. Qui invece vado a fare continuiamo sempre nella stessa maniera fin quando non ci troviamo ad avere da questa parte qui, quindi la parte che rimarrà più la parte diritta, diciamo, non quella dove andiamo a diminuire. Da qua dovete contare 10 ventagli senza contare, diciamo, questa maglia qua, quindi dovete avere 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, così. Quindi dovete ancora diminuire altre 2 volte. Ok, Ok? io E adesso ci sono vediamo arrivata qui. a questo punto. Vedete, ho fatto tutte le mie diminuzioni. E qui mi ritrovo con, ok, non conto questo qui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Adesso semplicemente sono arrivata qui, faccio la mia maglia alta, poi giro il mio lavoro e continuo. A questo punto noi le diminuzioni le abbiamo finite, 2 e 3, e facciamo come abbiamo fatto per i primi 4 giri. Andiamo avanti così e sono 17 giri in totale. E poi Ok, io vediamo che cosa adesso, succede. come vedete, l'ho finita e sono arrivata qui. A questo punto vado a fare tutte delle maglie bassissime tutto intorno. Quindi sono così e parto dal fianco. Quindi vado a fare così. Prendo i vari punti, così, e ripasso il filo indietro, lo prendo, porto avanti e faccio passare lì sotto e continuo così lungo tutta la linea esterna, diciamo, tutto l'esterno della nostra metà. Ed eccomi qua, che ho finito tutto il contorno. Vedete, sono ritornata al mio punto di partenza. E adesso dobbiamo andare a mettere insieme, allora, sì, dobbiamo andare a mettere insieme le 2 parti, quindi una e due, a sovrapporle e a cucirle tutte qui intorno, lasciando fuori ovviamente questa parte qui in alto.
Vedete, questa qui no. Allora, ci sono due metodi, o con l'ago oppure con l'uncinetto. Allora, se fate con l'ago, tagliate qui il filo e prendete il vostro ago e iniziate, se no io lo farò con l'uncinetto, quindi non tagliate il filo, è inutile, ma andate direttamente a sovrapporre le due parti, quindi questa è quella che abbiamo fatto noi adesso insieme, questa è quella che io avevo già fatto prima. Vedete, vado a sovrapporle e vado adesso a cucirle insieme. Quindi andrò a fare tutta la cucitura qui, Sovrappongo e le le mie mie due due facce. parti, una qua sotto e l'altra col filo che ho qui e qui sopra. Adesso andrò a fare in questa maniera. Prendo qua nell'angolo, passo, prendo il mio filo, lo passo dentro tutti e due. E poi continuo, prendo il primo dalla prima parte, il secondo punto nella seconda, prendo il filo, tiro in avanti e tiro poi ancora sotto questo. Di nuovo il primo di qua, così, il primo dalla parte sotto, prendo il filo, tiro. E tiro, come vedete, rimane poi chiuso. Adesso ne faccio ancora un pezzettino così vi faccio vedere meglio. E con l'ago è una cosa molto simile, se non quasi del tutto uguale. Comunque il risultato alla fine è praticamente uguale. E andate a fare questo lavoro ovviamente su tutto il bordo, in modo tale che andiamo a chiudere la nostra calza qua, di qua. Adesso vi faccio vedere come rimane, vedete che si chiude. Ok, faccio tutto il bordo e poi faccio vedere Ok, l'ultima fatto parte qui. qui. Io ho finito, prendo le mie forbici, taglio il filo e tiro, e questa è praticamente la mia calza quasi finita. Adesso vi faccio vedere Sì, meglio, riuscite a vedere meglio, e come vedete qui ovviamente è aperta e poi qui è tutta chiusa, qui sui lati. Adesso andiamo a proviamo. finire l'altro colore, poi se vogliamo possiamo farlo sempre con lo stesso, non è obbligatorio. Andiamo su un lato, dietro il nostro filo, così prendiamo il punto da qui e prendiamo il filo dietro e facciamo 1, 2 e 3 e andiamo a fare tutta una serie di maglie alte in ciascun punto, quindi così vado qui e vado avanti. Faccio vedere ancora meglio. Allora, prendo il mio filo, passo nel punto, vado dietro, prendo il filo, lo porto in avanti, riprendo il filo, passo sotto 2, mi ritrovo di nuovo con 2, prendo di nuovo il mio filo, passo sotto tutte e due e vengo fuori, e faccio così per tutto il contorno, praticamente dove poi c'è l'apertura, così andiamo a creare un bordo, andiamo a finire diciamo la nostra calza, e una volta poi arrivati al fondo vi faccio vedere come fare il gancio per appenderla. E poi la nostra calza della Befana sarà praticamente terminata. Nel frattempo io continuo e ci vediamo quasi alla fine di tutto il giro. A questo punto, come vedete, io ho fatto tutto il bordo, sono arrivata fino qui da dove ero partita.
e mi sono ricongiunta a dove avevo iniziato prima con un punto basso, anzi bassissimo. Adesso vado a fare una serie di catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, facciamone 10, no, qualcosa in più. Facciamo 15. Poi, se vogliamo, possiamo lasciare la catenella singola e andremo di nuovo a riattaccare qui dove andiamo ad appenderlo. Se no, se volete, potete di nuovo tornare indietro, fare tutta una serie di punti bassi e poi chiudete, diciamo, da dove siete partiti, lo richiudete qui e avete, diciamo, un filo un pochettino più spesso. Quindi questa è una prima soluzione. La seconda soluzione ve la faccio vedere. Allora, voi siete in questa situazione, andate nel punto precedente, il penultimo, prendete il filo, tirate su, potete fare anche così, così vi rimane un pochettino più spesso. Così, e così. E andate avanti. Io qui ho fatto 15 catenelle, però anche lì dipende dal tipo di filato che avete usato, se più o meno spesso. La nostra calza per la Befana, che sembra difficile ma alla fine non lo è praticamente finita. Ok, fatto, sono arrivata al punto di partenza, così. Adesso questa parte qui la vado ad attaccare in uno dei punti qui, vado a vedere più o meno dove cade in questo, la vado a fare un punto bassissimo, così lo blocco lì. Questa parte io vado praticamente a fare o qua oppure anche da questa parte qui, come volete voi, come vi sembra che rimanga meglio, diciamo, non c'è una posizione. Per esempio, io non lo andrò ad appendere, quindi per me è in più, però lo faccio per farvi vedere, diciamo, per completezza. Allora, questo lo vado a chiudere qui, quindi il punto, così, vedete che vado a finire solo di chiuderlo. Lo vado a fissare sulle maglie che avevo fatto prima. Sono sempre tutti punti bassissimi. Ecco fatto. Adesso faccio ancora due punti e poi vado a tagliare il mio filo. L'ultima cosa che ci rimane poi invece da fare così avete il vostro gancio. L'ultima cosa che ci rimane da fare è togliere, per esempio, qui o comunque che sono lì, tutti i vari fili che ovviamente durante la lavorazione si sono formati. Li facciamo rientrare tutti e il nostro lavoro poi è terminato. Andiamo a tagliare ovviamente l'eccesso ed è a posto. Ed eccola finita. Ovviamente vi lascio delle foto al fondo del video,
Ne troverete ancora di più sul mio sito e su Facebook. Fatemi sapere se vi è piaciuto, se provate a farla, anche in dimensioni diciamo un pochettino più ridotte, perché questa è veramente bella capiente, o con un commento o anche solo lasciate un mi piace da qualche parte, va benissimo. Vi auguro una buona Epifania e ci vediamo. Ciao!